ecco, di questo era sempre la sezione sui formati diversi o liberi, se vogliamo, la sezione più sperimentale, meno narrativa, se vogliamo, che però abbiamo sempre cercato di costruire con uno sguardo aperto il più possibile al cinema del presente e quest'anno per una volta anche al cinema del passato. Quest'anno, se possibile, è l'anno in cui abbiamo più formati all'interno della sezione, perché avremo film in Super 8, avremo film in 16 mm, avremo film in VHS, avremo film in 35, ovviamente avremo anche il digitale e a partire dalla sezione citata prima dalla Sandretto Rebondengo, cercheremo sempre di più di incrociare la videoarte, il cinema, anche il documentario, cercando sempre di più di allargare i confini e andare nella direzione tracciata dal festival fin dalla sua nascita. Il titolo forse più celebre della nostra sezione era ovviamente Il cimitero of Splendor di Apicia Pong e Versetta Pool, che presenteremo il primo sabato del festival, ma ci piace pensare che un po' lo sguardo su questa sezione quest'anno la dà un grande regista del passato, che è sempre stato protagonista del Triumphi Festival, che è Glover Rocha, che è morto nell'81, per cui prima ancora che il festival nascesse, ma che su cui il Festival di Torino, quando era ancora Simon Gioni, ha lavorato molto, ha contribuito a far conoscere. Quest'anno avremo un film che dura 40 minuti, un Super 8 girato in Marocco nel 74, quando Rocha era al massimo della sua vitalità artistica, e che la moglie, la compagna di allora, Mossa Wider, ha deciso di rimettere in visione, ha recuperato dopo aver fatto sopravvivere tutti questi anni, e l'ha montato, il film viene proiettato per la prima volta in Europa qui al Festival di Torino. Avremo comunque poi film da tutto il mondo, avremo film in tantissime lingue, tra cui anche il basco, che è una lingua quasi inascoltabile, e proprio per questo affascinantissimo per il nuovo film di Eugene Green, che è da sempre quindi da una celebre retrospettiva del 2011, uno degli amici del Triumphi Festival. Avremo dei registi che tornano, come Angelos Francis, che è un regista greco. Avremo un regista che viene dalla Cambogia, che ha fatto il primo film, dice lui, almeno credo sia vero, il primo film di sé della Cambogia. Avremo un grande regista filippino che si chiama Kidat Taimin, che è uno dei padri del cinema filippino moderno, che ha recuperato anche in questo caso un vecchio film inizio anni 80 e l'ha rimontato ed è andato a vedere dove era, come cosa era diventato dei posti in cui aveva girato. Tutta la sezione l'abbiamo costruita sull'idea di identità, di ricerca, di nascita. Ci sono due film dedicati alla nascita, uno è Nascimento, un film colombiano, l'altro si chiama Nosotras Ellas, che è un film argentino, un film di donne, un film di relazioni e anche appunto un film di parti vero e proprio, e quindi ci è piaciuta l'idea di cercare proprio l'idea di uno sguardo che nasce, che rinasce continuamente con un po' la prospettiva nostra di Onde, ma anche del festival. Onde è fatta di 15 film tra lunghi e cortometraggi che vanno a sommarsi ai 5 della sezione Artu. Non è competitiva, ma come sempre noi cerchiamo di puntare molto sui nostri autori, puntando anche su grandi ritorni. Uno di questi è il Trino dei Bernardi, che per la prima volta non torna come autore, ma torna come protagonista di un film che si chiama Des Provinces Lointaines, che è la francesizzazione della sua casa di distribuzione, che è dalle province, e questa volta è la regista, i due registi, Stefano Canapa e Caterina Berg, che hanno fatto un film sul cinema di Trino dei Bernardi, che è da sempre un amico del festival e della nostra sezione. Grazie Roberto.